Oggi finalmente abbiamo la possibilità di parlare al popolo grazie alla diretta televisiva, o meglio a una piccola parte di esso, perché la diretta si tiene in una giornata feriale e in un orario in cui la gente normale è al lavoro, e questo significa che il regime e la censura di sovietica memoria sono già cominciati. Al popolo nulla interessa di questa riforma, o peggio ancora ne è rimasto schifato. La gente ha ben altri problemi, perché al di là dei numeri e delle balle sbandierate da Renzi, il debito pubblico, e quindi quello che grava sulla testa di ciascuno di noi, continua a crescere, così come continua a crescere la pressione fiscale. Piantatela di raccontare la favola della riduzione delle tasse, dell'abolizione dell'IMU e della TASI. Quelle tasse il nostro governo le aveva abolite e voi le avete rimesse. Le tasse sono nel DNA dei governi di sinistra e non a caso un precedente ministro dell'economia aveva detto che le tasse sono una cosa bellissima. Renzi e la stampa di regime cercano di far credere che la ripresa sia cominciata, ma di ripresa non se ne veda traccia. Purtroppo la realtà è un'altra. Le attività commerciali chiudono, le attività di impresa sono alla canna del gas, gli imprenditori purtroppo si suicidano per i debiti e le tasse e le famiglie non arrivano più nemmeno alla terza settimana del mese. Questo interessa la gente, non le vostre riforme patacca. Le uniche notizie che sono uscite dal palazzo sono quelle degli scontri, delle risse e del clima da corrida che si è vissuto in quest'aula. E poi ci si lamenta dell'allontanamento e del disprezzo da parte del popolo nei confronti della politica e delle istituzioni. Oggi, se dovessimo fare un sondaggio, scopriremmo che il popolo non solo vorrebbe abolire il Senato, ma vorrebbe cancellare tutto il Parlamento e l'intera classe politica, che merita di andarsene a casa il prima possibile e per sempre. Ha ragione il popolo. E ora voglio dirlo chiaramente, oggi con questa riforma muore la nostra democrazia e si creano le condizioni per un regime autoritario o peggio ancora di una monarchia capitanata dal capitan di Firenze. Già con l'attuale Costituzione, con la complicità e la regia di Giorgio Napolitano, abbiamo avuto 3 presidenti del Consiglio mai votati da nessuno. Tutti e 3 i governi mai eletti dal popolo sono stati decisi da lui, che come ha dichiarato il ministro Boschi è il padre di questa riforma. E guardo a caso, al comma 5 dell'articolo 40 c'è la norma salvacasta, proprio per lui, che recita: lo Stato e le prerogative dei senatori di diritto a vita, quindi proprio degli ex presidenti, restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Quindi una normetta nascosta nel mare magnum delle disposizioni finale, fatta proprio per salvaguardare i privilegi dei senatori di diritto a vita. Un emendamento passato nel silenzio di tutti che fa la coppia con l'Expositum e con il Cociancic, ma la cui provenienza quirinalizia mi sembra evidente. A questo punto mi sembra facile pensare a chi sarà il prossimo Presidente del Senato e questo consentirà di realizzare la fantastica terna: Presidente della Camera, Presidente della Repubblica e per finire Presidente del Senato, o meglio, come l'ha chiamato qualcuno, dopo lavoro ferroviario dei consiglieri regionali, dei sindaci e dei senatori a vita. Ha ragione comunque il Presidente Zanda nel dire che formalmente Monti, Letta e Renzi sono stati votati e hanno ricevuto la fiducia dal Parlamento. Si dimentica però di dire che coloro che hanno votato quei 3 governi sono diventati deputati e senatori in virtù di una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte. Dimentica inoltre di dire che un terzo di quelli che danno la fiducia a questo governo e di coloro che oggi voteranno questa riforma sono stati eletti nel centrodestra e oggi sostengono il centrosinistra. È vero che il parlamentare è senza vincolo di mandato,
ma quando uno cambia idea politica deve fare il piacere di dimettersi, perché diversamente, se è eletto con uno schieramento e va nell'altro, tradisce il mandato conferitogli dall'elettore. Non mi stupisco di tante vicende, da Bruto a Giuda, dai baci ai 30 denari, è piena la nostra storia e la storia si ripete sempre. Avete scritto e approvato l'Italicum, una legge elettorale per cui è inutile andare a votare. Sin dal momento in cui è stata approvata si sapeva già che a vincere sarebbe sempre stato comunque il PD e Renzi sarebbe stato incoronato re a vita. Ma il vero attentato alla democrazia e la deriva autoritaria nascono con il combinato disposto della legge elettorale e della riforma che oggi approverete. Un partito che va al ballottaggio con il 25% dei voti e lo vince, e questo equivale al fatto che tutte le altre forze politiche, ovvero tutte le opposizioni, avrebbero il 75% dei consensi del Paese, quel partito si prende tutto. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera, quello del Senato, il Presidente della Repubblica e gli organi di garanzia, Corte Costituzionale purtroppo compresa, cioè un vero e proprio regime. Io sento la puzza e il sapore di olio di ricino. Lo sappiamo tutti. Oggi approviamo una nuova Costituzione, quella voluta da Licio Gelli. E chi era colui che voleva l'abolizione del Senato in tempi più recenti? Si chiamava Davide Serra, uno dei finanziatori di Matteo Renzi. Io ho fatto di tutto per fermarvi, con un lavoro immane che però ha sempre rispettato i regolamenti della Costituzione. In voi invece avete barato e avete usato un mazzo di carte truccate. Con la scusa di superare il mio ostruzionismo avete fatto carne di porco dei regolamenti e della Costituzione. Avete presentato un emendamento del governo, sottomettite spoglie parlamentari e fra l'altro con firma apocrifa. Presidente, stiamo ancora aspettando di vedere l'originale dell'emendamento Cociancic. Fino a quando non l'avremo visto, io sono libero di continuare a pensare che la firma non sia la sua. Avete fatto dichiarare irricevibili milioni di emendamenti, inammissibili gli altri, e in più li avete anche cangurati e ve ne siete fatti anche un vanto. Avete approvato l'Italicum con il trucco dell'Expositum, avete approvato la riforma di Licio Gelli con il trucco di Cociancic. Non ce l'ho con lei, Presidente. Lei, fino a che ha potuto, ha resistito, pensando che ci fossero persone, uomini e donne vere, non tigri di carta, che oltre alle dichiarazioni estive sui giornali si sarebbero veramente battute per una buona riforma, e invece l'hanno lasciato da solo. La responsabilità e la colpa sono di Renzi, del padre e della madre della riforma, degli aquilanti, di un governo di gnavi e di tutti coloro che oggi voteranno la riforma turandosi il naso, non già perché la condividono, ma perché con l'ultimo emendamento del governo realtà. Referendum nell'autunno 2016, poi ci siamo dati 6 mesi per fare la legge elettorale del Senato, 3 mesi per l'adeguamento delle leggi elettorali regionali e quindi si chiude la finestra elettorale del 2017, con buona pace dell'indennità dei senatori e dei vitalizi, che nel settembre 2017, cioè dopo 4 anni, 6 mesi avrà maturato e tutti vissero felici e contenti. È proprio curioso però che il partito che si definisce democratico sembra ogni giorno di più avere l'allergia al voto, e questo lo dico non solo a livello nazionale ma anche a livello locale. Quando alla fine il marziano Marino ha dato per il momento, se non ci ripensa, le dimissioni, il viceministro Bubbico e il presidente Zanda sono corsi ad ipotizzare un rinvio del voto per il giubileo o per non meglio precisate questioni di ordine pubblico. Ma chi volete prendere in giro? Ditelo chiaramente, avete paura del voto, di perdere, e alla fine perderete. Perderete l'anno prossimo il Comune di Roma e tra 2 anni e mezzo anche le elezioni politiche. Perché nel frattempo sarà il popolo con un referendum a bocciare la riforma e le vostre
velleità autoritarie. Per me la battaglia è appena cominciata. Ci sarà il referendum e io mi impegno a fare una montagna di comizi per convincere il popolo che questa riforma è un imbroglio. L'8 di novembre ci sarà a Bologna una grande manifestazione dove nascerà il Fronte Nazionale di Liberazione da Renzi. Io ci sarò e aspetto tutti coloro che credono nella democrazia e non vogliono morire renziani. E viste le preoccupazioni comunicatevi dai colleghi rispetto alla lettura degli SMS, state tranquilli, li pubblicherò. Ho fatto i conti, c'è metà governo e metà della maggioranza, con frasi scritte abbastanza imbarazzanti, non vorrei che qualcuno pensasse a doversi dimettere, però li metterò in un libro per la futura memoria. La Lega non parteciperà, Presidente, a questo voto e vi lascerà votare questo affare da solo, tenendo in mano stretta questa Costituzione. Questo è il nostro passato e temo che l'olio di ricino sia il nostro futuro. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni, ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi quest'Aula, in attesa dei prossimi passaggi parlamentari e del referendum confermativo, scriverà una pagina decisiva nella storia politica del nostro Paese.